Ciao, sono ingegnere in mondo Riccardo di isolare la casa. Quando c'è freddo, quando c'è caldo in casa, quando ci sono eccessivi consumi di riscaldamento, spesso le persone sono spaesate, sanno che devono in qualche modo intervenire in casa, ma non sanno cosa fare. Ora, l'importante quando io inizio a fare dei lavori in casa mia per cercare di risparmiare soldi è capire quali sono le cose importanti. La domanda che mi devo porre è: quali sono le tecnologie che riescono a intervenire su più superficie della mia casa a costi inferiori? La prima cosa da fare qual è? Isolare tanti metri quadri a basso costo. La prima cosa è sempre il sottotetto, perché in una casa ad esempio di 100 metri quadri ho 100 metri quadri di sottotetto e lo isolo con meno 2.500 euro. E poi andare ai muri, che comunque ho tanti metri quadri. Se ho un intercapedine, solo una persona fortunata, perché anche lì con meno di 2.500 euro riesco a risolvere il problema. Ma se non ho un intercapedine, allora ci ragioniamo. Dobbiamo sì fare un cappotto, però farlo in tutta la casa forse è costoso. Quindi l'opportuno scegliere quelle parti molto critiche, spesso le camere da letto, spesso le pareti lato nord. Di solito il soggiorno, la cucina, i bagni sono meno esposti, naturalmente più caldi, quindi interveniamo solo in quelle parti che effettivamente è necessario. Così facendo, per far cosa? Per cercare di ottenere il massimo al minor costo possibile. Se hai difficoltà a fare questo percorso, noi ti possiamo aiutare. Per oggi ti saluto, ciao, grazie.